I Club Service e la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato donano ciascuno 10.000 euro alla Caritas diocesana da destinare all'emergenza ucraina. Aiuti che si aggiungono ai 26.000 euro arrivati grazie alla raccolta nelle chiese durante la Domenica delle Palme. L'emergenza, ci sono stati gli invii di materiale e così via. Adesso riprenderemo contatto con alcuni, interlocutori importanti che sono per esempio la Caritas di Lublino, che gestisce, l'accoglienza dei profughi sul confine con l'Ucraina. Abbiamo anche dei contatti con un sacerdote di Prato che è in contatto a sua volta con l'associazione che opera sul confine con la Romania, sempre per l'accoglienza dei profughi. E poi abbiamo anche iniziato dei contatti con un comune in Ucraina che sta pensando a una prima ricostruzione. A lanciare l'idea di una raccolta fondi è stato il Rotary Club Filippo Lippi. È stato un piacere aver condiviso con tutte le associazioni benefiche della provincia di Prato, tutti i Lions, i Kiwanis, Soroptimi e i Rotary, questa bellissima iniziativa. Alla gara di solidarietà ha contribuito anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Credo che si possa entrare due conclusioni. Uno, che Prato non si tira indietro nei momenti di bisogno. La seconda è che siamo capaci di fare squadra per moltiplicare le risorse. La Caritas dall'inizio della guerra ha attivato un sistema di accoglienza diffusa. Da marzo una ventina di donne con figli piccoli al seguito sono alloggiate infatti in famiglie pratesi.